E allora un piccolo esempio, per calarlo un po' nella pratica, un piccolo esempio che ci viene in questo momento da una startup che ha sviluppato un robot collaborativo per programmabile da mettere in impresa. È una piccola azienda del neocostituita che si chiama Z.Punto, che lavora con la Zecchini, che è un'azienda della cintura milanese. Loro fanno macchine, macchine come quelle che molte aziende nel bergamasco fanno. Bene, queste macchine sono in grado di sono pensate per il mondo del packaging, dove fino a ieri avevi bisogno di avere persone che piegassero la scatola, mettessero i profumi o le creme nella confezione. Se i profumi e le creme venivano da pacchetti diversi, dovevano alimentare i feeder. Era necessario avere un sistema automatico che fosse riconfigurabile, riprogrammabile. I lotti di produzione sono piccoli e molto variabili. Bene, ci serve una macchina che sia in grado di essere facilmente programmabile, che cambi da sola i suoi attuatori, che metta a posto il suo task, senza con questo ridurre la velocità di esecuzione. Questo è il sistema con cui cambia gli attuatori, ma la cosa che mi interessa farvi vedere, un po' come insegnavo al robot iCub a versare i cornflakes nella tazza, fra un istante vi farò vedere come si può programmare una macchina del genere. E non ho più bisogno di chiedere ai lavoratori di fare un corso avanzato di robotica per farlo. Ho bisogno che loro sappiano che cosa stia succedendo, che spostino il robot per far vedere al robot dove deve andare, perché se riescono a programmare il robot con questa semplicità, hanno un amico che gli leva un sacco di lavoro logorante. Perché è logorante lavorare in queste condizioni? Stiamo rimettendo la persona al centro dell'innovazione? Io credo di sì. Credo che questo sia il percorso da seguire.